E allora, come andiamo? Buongiorno a te, tutto a posto. Come andiamo? Che stai facendo? Che lavori? Che lavori? Sei proprio, non scoppi mai però, come si fa? Senti, non puoi fare un bel cappuccino, anzi un bel cornettino, col caffettino e però si può pure di fretta. Però mi è successo una cosa assurda, no? Mi si è aperta la patacca. Vabbè, poi la aggiustiamo, insomma. Senti, veloce, dai, puoi di fretta, dai, veloce, dai. Già ti faccio accompagnare anch'io, però. Riesco a svegliarmi stamattina. Ma te tu dormi la notte, Roby? Dormo la notte. Roby, te devi fare come ho fatto io, Roby. Te devi comprare quei bei materassini ortopedici. Quelli che vengono da Silvio. Su canale 150, quelli media soppings. No, tu c'è la bionda una lì che ci spacca e fa gli addominali. Non spaccherei io con la maiale, Che la maiale. Sai quanto ho pagato, Roby, quel cosettino là? No. 600 euro. Mico bruscolino, 600 euro. Chi vuoi... Ciao, guarda. Chi vuol dormire bene deve spendere bene 600 euro. Caro mio, ma 600 euro, non ti parlo male, spendi 600 euro per un materasso, non ti parlo male. Ma tu che comodo però? 600 euro se ne compiti di vento, va bene? Non ci fosse stato almeno la biondona sopra, la stussica, perché la stussicavo tutto, no? Come si fa con lo stinco di maiala, che, quando vai da Vito, vai da... Oh no, Roby, ma che qua. Ah, 600 euro, ma chi me l'ha fatto fare a me 600 euro di materasso per dormire con? Da solo? Rabetti, fammi un cappuccino senza schiuma e veloce anche i corsi, dai, su, veloce. Sperato, ora Dio, lo so. Hai tempo con cazzo, ti pare, basta più che a noi, dai. Buongiorno comunque, Buongiorno. Buongiorno. Era ieri, buongiorno. No, ieri era buongiorno. Che è successo? Ah, che è successo? Che è successo? E chi cazzo si manifesta, sti cazzi di capo? Come motivo che manifesta, sto a capire? Ah, cos'è? È bene non scrivere, è come un cancello, gli fogli un panno strappo, qual è il motivo? Capre! Ciao, guarda. Ciao. Capre, Cristo sugno, capre, niente più. Mi sapevo, non stanno manifestando, adesso da tu nel loro diritto. Ma fatto quello non passato, no? Perché lo caro, non ci porto così diritto, vabbè, non ci porto così diritto. Come qua, invece del diritto, a me fanno storto, va bene? Allora, poi dico io, questo te lo 14 anni. Ma al liceo e pensa all'università. Ma chi cazzo te ne fotte a te all'università, dico io? Ma che te ne fotte a te? Ah, manco domani sarai, sai se farai un pescatore, un scippatore, un borseggiatore, pensa all'università. Capre, chi sto sogno, Robertino? Capre, e niente più. Buongiorno, Rob. Buongiorno, commentatore. Come andiamo, Rob? Lavoro. Si lavora. E si produce. Ricorda sempre che si lavora e si produce. Allora, comandato, ma che le faccio? Sono che cazzo è sto casino qua, Rocco? Chi è? Sono tre vacche. Che è? Un amico tuo è venuto. Amico mio quale? Alberto. Alberto. Commercialista. Grande amico mio, Rocco. Ecco, grande amico mio. Grande amico. Anche culo e camicia ti devo dire. Non si è mai capito chi il culo che. Allora dicevo, cosa le faccio? Sono con te il cappuccino? No. No, Roby, te oggi mi fai un bel caffè amaro. Amaro? Questo è il caffè amaro, guardate il cappuccino senza schiuma. Ma lì c'hanno tutti quanti oggi. Ho trovato un cane a casa, Roby. Un cane? Un cane, no? Un cane. Un cane, no? Con orecchio, naso, cane, ho capito che c'era qualcosa che non andava, l'abbiamo capito, perché c'era mia moglie e mia figlia, no? La Bertuccia, eh? Non sono nemmeno figlia mia, ok? Che confabularono, e appena arrivavo io, tac, e finivo di parlare. E lì ho scoperto l'arcano. Il cane. Bravo. Vabbè, come dato, ma il cane, non sarà mai. Ma il fatto che il cane è mio, non è tuo, quindi già cosa cane. Poi per me un cane va pure bene, ma non mare in mano, Roby. Quello c'ha 3 mesi, pesa 18 kg, capito? Gli devo fare una stalla, mica la cuccia, è una mucca, hai capito, Roby? Poi il cane, prendi tu il cane, terzo però porti giù e fa la pisce, fa la cacca, prendi la paletta, prendi la cacca, butta la cacca, compra la pappa, prendi l'acqua, Roby. Sono tutti giramenti di maroni. Vorrà dire che lo so fatti il cane, e mi faccio il filippino così so portarlo. Vabbè, una battuta comunque. Vabbè, comunque sono stato fermo, deciso, ho detto io il cane. E loro? Ci mancherà. Sì, proprio così. Bella famiglia. Robertino bello.
Buongiorno, Robert. Buongiorno. Come ti chiamo, Robert? Lavoro. Sì, lavoro. Tu sei bravo ragazzo, perché lavori. Tu. Robert, ti hai capito la canonica? La canonica! Devo aprire, fino a qua. E sono stanco, Robert. Ci devo sedere. Devo sedere un poco. Sono stanco perché danno calore, roba, sono fatti ricchi, roba di rizza, quindi ce l'hai. Tiene un po'. Robertino, caro, Robertino bello. Senti, roba, come ti dicevo poc'anzi. Io mi hai capito la calorica. Volevi un bel bicchiere d'acqua fresca, roba. Fresca che vengo. Mi hai capito la calorica, sono stanche. Dai che fede, dai che non mi cazzo stai. Ero chiuso in preghiera, poi facevo così, chiudiamo in preghiera. Allora, guarda, ma l'andrello, ben fatto. Ti lo mi sono risvegliato dalla preghiera e ti vedo con questa faccia angelica, insomma, ho avuto una rimembranza. E mi ricordo il giorno che ti ho battezzato. No. Giustamente, come te lo devi ricordare? Ma perché che avevi un demonio? Un demonio! Io buttavo l'acqua! Tu piangevi, io più buttavo l'acqua! Le risate che ci siamo fatte, eppure i santi, I fedeli bis, con le cisterne a buttare l'acqua! Sopra l'invitato, non si è capito niente, roba! Mi ho battezzato di tutto! Colombo, Giocombo, non si è capito niente! No, sono belli gli applausi. Mi ha anche messo una cosa del genere, ma quando veniva proprio poi. Eccoci qua, noi siamo La Notte Porta Consiglio. Insomma, questo è un spettacolo che abbiamo portato in giro da un po' di anni, che abbiamo tutta farina del nostro sacco, insomma, spero che un minimo vi sia piaciuto. Gli Alberto sono contenti, noi pure, ringraziamo ovviamente Mattia e i ragazzi di Casa Matte per averci.